Bentrovati, siamo a Palazzo Ducezio. Da qualche istante è terminata la conferenza stampa del sindaco Corrado Bonfanti, innata all'indomani dell'articolo pubblicato da Paolo Borrometi sulla spia, un articolo che ha aperto tantissime domande. Come sapete tutti, Paolo Borrometi è un giornalista investigativo, con le sue inchieste si è occupato di droga, di mafia e di rapporti tra mafia e politica, ma anche di criminalità. A seguito di quell'articolo che è uscito per l'appunto qualche giorno fa, che è stato ripreso anche dalle testate nazionali, Corrado Bonfanti è intervenuto su questa vicenda. Si parla di un assegno di 3.000 euro per la campagna elettorale del sindaco, la campagna elettorale che si è conclusa nel giugno del 2016. Vi lasciamo all'intervento del sindaco, poi c'è stato un incontro con la stampa e durante questo incontro sono stati formulati al sindaco di Noto alcune domande proprio su questa vicenda. Avevamo avuto notizia in precedenza di una presenza, anche se a mezzo Skype, del giornalista Paolo Borrometi, ma non c'è stato. Noi in ogni caso siamo disponibili anche ad avere un incontro con il giornalista Paolo Borrometi, autore di quest'articolo che, come ripeto, ha dato poi vita alla conferenza stampa che andrà subito dopo la mia presentazione. Sindaco, abbiamo ascoltato con enorme attenzione il suo intervento, ha risposto punto per punto alle domande che aveva posto pubblicamente il giornalista Paolo Borrometi. Ora, noi interverremo non tanto sulle domande già poste, alle quali lei ha dato una risposta, ma su altre domande che sono venute fuori dal suo intervento. Lei diceva e ha condannato quella scarsa conoscenza da parte del suo collaboratore delle norme che imponevano di dire "ho ricevuto questo". Gliel'ha detto semplicemente una volta? Essere stato chiamato dalle forze dell'ordine per essere sentito, penso proprio su questo fatto, quindi credo che un'indagine era già stata avviata da tempo. E le chiedo, ma nel momento in cui l'ha saputo, lei dice testuali parole, l'ho saputo solo qualche mese fa, perché una volta preso quella notizia, moto proprio, non ha fatto un suo intervento per dire c'è in atto questo, che non significa voler mettere le mani avanti o sgombrare il campo da possibili equivoci, ma significava non arrivare a quanto poi si è arrivata. Quello... Ma io non credo che sia questa l'interpretazione corretta, caro direttore. Io penso che sia corretto, così come ho più volte detto anche in conferenza stampa, che chiunque faccia delle indagini o avvii un percorso di conoscenza di atti e fatti lo faccia con una sorta di estrema serietà e riservatezza. Io sono venuto a conoscenza solo perché il soggetto che è stato chiamato a dare conto di questo effettivo accredito sul conto me ne ha parlato in maniera riservata di un fatto che è suo personale e che quindi è che con un'indagine in corso, per cui sotto questo punto di vista non capisco quale tipo di esternazione avrei dovuto fare su fatti e circostanze che sono comunque segretate, per cui mi sono ritenuto assolutamente in dovere di mantenerne il silenzio. Prova ne sia, comunque l'ho detto anche in conferenza stampa, che se mi fosse stato detto di questa autonoma volontà di liberalità, il conto corrente dedicato con regolare apertura e nomina del fiduciario a norma di legge era perfettamente nella disponibilità di coloro i quali
hanno avuto la amabilità di aiutarmi in campagna elettorale e per cui anche della ditta che avrebbe voluto fare il bonifico. C'è una certezza fondamentale in questo, c'è un lato molto positivo rispetto a ciò che si vorrebbe far emergere, la assoluta consapevolezza che se in campagna elettorale qualcuno avesse voluto aiutare il sindaco l'avrebbe dovuto fare versando delle somme tracciabili, versando attraverso un'operazione di bonifico bancario. Questo è l'aspetto fondamentale a cui bisogna dare molta attenzione, perché altrimenti avrebbero potuto adottare sistemi diversi che la conoscenza diretta del sottoscritto e il modus di operare, la correttezza del sottoscritto non avrebbero sicuramente consentito di fare. Questa è la grande verità. Sindaco, c'è un intervento, è stato tempestivo, credo dopo qualche minuto la diffusione della notizia da parte della spia, noto il senatore Giarrusso, il sindaco si dimetta subito. Fra l'altro in questa sua nota scrive anche che già in precedenza, non vogliamo entrare nel merito di quella vicenda, ma già in precedenza il comune di Noto, la sua amministrazione e il consiglio comunale ha avuto un puntato l'indice da parte del giornalista Paolo Borrometti, che accusava determinati fatti che poi portarono anche all'autosospensione da parte del consigliere Utrera. No, io ora, ho no, letto... no, la domanda era su il sindaco si dimetta subito e poi anche questa richiesta al prefetto che era già stata fatta in una precedente occasione di fare chiarezza, e poi dice prima Pachino, poi Avole, adesso Noto, abbiamo fiducia nel prefetto e speriamo che il rappresentante del governo possa intervenire una volta per tutti in queste palesi situazioni di irregolarità e di connubio con la mafia. Sono espressioni del senatore Giarrusso. Ma guardi direttore, io per mia formazione personale non riesco ad essere né cattivo né averla con le persone che dicono del male sul sottoscritto. È una mia conformazione mentale, perché ritengo che chiunque abbia un minimo di cognizione di che cosa stiamo parlando, nonostante il senatore Giarrusso si esprime in questo modo, si rende conto che la proposta e tutte le iniziative che chiede al prefetto sono assolutamente fuori luogo. Apprezzo molto di più il giornalismo d'inchiesta del dottore Borrometti nel chiedersi, nel farsi delle domande, nel richiedere delle risposte, che non le sentenze già scritte passate in giudicato dal senatore Giarrusso. Ecco, io potrei avallare di più che un giornalista parli di cose comunque concluse, possa sentenziare, che non un senatore della Repubblica Italiana, che deve essere garantista in assoluto, che deve rispettare che le cose facciano il proprio corso, che deve far sì che tutto ciò che viene detto e scritto trovi riscontro oggettivo, che coloro i quali sono deputati a riscontrare queste cose si attivino e avviano delle procedure. Per cui il garantismo che un senatore della Repubblica dovrebbe avere nel rispetto delle leggi della Repubblica sono assolutamente banalizzate dalla espressione che lo stesso riporta dopo l'articolo del dottor Borrometti. Per cui sotto questo punto di vista io ritengo di avere tutte le carte in regola per continuare a governare questa città come l'ho fatta, con estrema serietà, con estrema dignità, con rispetto delle regole, con rispetto della legalità, e la mia storia è nella storia degli atti amministrativi di questa città e nelle migliaia di atti amministrativi che il sottoscritto ha firmato e che ad oggi non ha avuto nessun tipo di contestazione. Grazie sindaco.